legal sono soprattutto delle persone con cui ci si può confrontare, delle persone che cercano di capire quelle che sono le idee del territorio e tradurle in progetti perché ritornino sul territorio. Il GAL è quell'ente che si preoccupa anche di fare appunto socialità, di creare delle reti. Abbiamo lavorato per i giovani, abbiamo lavorato per le famiglie. Stiamo concretamente sul territorio e dialoghiamo con chi ci vive o anche con chi ci vuole venire a vivere. Gli uomini e le donne del GAL che ci hanno seguito passo dopo passo, no? Noi sicuramente non saremmo riusciti a realizzarlo. Ecco perché sono importantissime queste figure che trasformano, diciamo, un'idea in un qualcosa di tangibile. Un viaggio molto lungo perché appunto sono stati 7 anni di attività, in realtà 9 perché poi sono stati prolungati. È un viaggio di cui ci è rimasto veramente dentro tantissimo perché sono passate tante persone, perché siamo cresciuti come GAL, siamo cresciuti come persone dentro, siamo cresciuti come territorio diventando una comunità che penso sia quello che resta, cioè siamo riusciti a creare delle reti e questo secondo me è importantissimo per gettare le basi del futuro, al di là chiaramente dell'esito della programmazione che sicuramente è stato molto positivo. Il GAL è una guida, no? In montagna che ti aiuta, ti facilita e ti dà anche le possibilità di crescere a livello economico, culturale e sociale. E al Comune di Fenestrelle, nello specifico, ha permesso uno di ricondizionare, di riaprire la biblioteca. Per anni è stata chiusa, grazie a un intervento sulla scuola, diciamo, siamo riusciti a ricondizionare e ripartire con questa biblioteca e dare anche un punto, diciamo, di ascolto e di informazione ai turisti che transitano su questa via. In seconda battuta abbiamo intercettato un contributo che ci permetterà nel mese di dicembre di avere una scuola di musica. In montagna abbiamo alcune carenze. Una è quella di offrire ai nostri ragazzi, quindi al nostro futuro, non dico dei servizi, ma delle opportunità. Noi vorremmo riuscire a portare queste opportunità sul territorio, così che magari questi ragazzi possano scegliere la loro strada, avere l'opportunità di scegliersi una strada. Ho partecipato a un bando per una comunità energetica in Borgata Buonanotte ad Angrogna e anche se sono una villeggiante supporto un po' il gruppo nella costruzione, nel processo di scelte che dovremo fare. Abbiamo avuto l'idea prima di sapere che ci fosse il bando, questo è stato interessante, è stato particolarmente motivante. È una borgata di partenza ha desiderio di lavorare insieme e il tema dell'energia pulita era come dire, già molto oggetto di discussioni del gruppo. Secondo me è anche molto importante, tra virgolette, toglierci la paura della partecipazione al bando e il GAL è riuscito in questo senso a permetterci di procedere. Il sistema di comunicazione funziona abbastanza e da qui in poi vedremo poi davvero come potremo andare avanti nello sviluppo del progetto vero e proprio. Oggi stiamo cambiando, no? E stiamo accelerando alcuni cambiamenti per quello che è stato fatto bene ieri, negli ultimi 10 anni. 10 anni fa non si parlava di terre alte, non si parlava di investimenti appunto sui piccoli comuni, non si parlava neanche di comunità e attenzione, ultimamente si parla di comunità e di sinergia. Fino a poco tempo fa, fino a 10 anni fa, la sinergia non era, diciamo, un'idea politica. Grazie ad attori, diciamo, che sul territorio hanno seminato, diciamo, queste buone pratiche, oggi stiamo accelerando, ma perché stiamo raccogliendo quello che negli ultimi 10 anni sono stati gli investimenti, sono stati i bandi, sono state appunto le azioni sul territorio. La mia idea di sviluppo deve partire
dalla stretta connessione con chi già vive le valli nostre di montagna. Credo che sia importante riuscire a collegare l'innovazione con la tradizione e con la pastorizia, con l'agricoltura e con l'ambiente nel rispetto completo dei sistemi ecologici umani. Sicuramente per noi il punto di partenza sono sempre le persone del territorio, perché ascoltiamo le loro esigenze, che col tempo sono cambiate. Queste esigenze sono diverse da quelle che erano 9 anni fa, e noi dobbiamo cercare di stare sicuramente al passo, quindi dovremmo comunque impegnarci per fornire innovazione, innovazione, innovazione.